importante evento oggi sulla prevenzione senologica voluto dal Comune di Real Monte e dal Lion Sea Club Agrigento Valle dei Templi. È importante parlare di prevenzione. Perché? Perché oggi il tumore della mammella, che rappresenta il tumore più frequente della donna, è curabile e guaribile, specialmente se la diagnosi viene fatta precocemente. Io volevo sostanzialmente porre attenzione su tre punti fondamentali. Il primo, la prevenzione primaria, cioè porre in essere quanto necessario per evitare che i tumori in generale insorgano e quello della mammella in particolare insorga. Cosa voglio dire? Avere degli stili di vita adeguati, cioè evitare di fumare, evitare di abusare dell'alcol, fare attività fisica, avere un'alimentazione corretta, sicuramente può prevenire i tumori e evitare l'insorgenza anche del tumore della mammella. Ma il secondo punto importantissimo è la diagnosi precoce, quella che si chiama prevenzione secondaria, quindi controllare periodicamente le mammelle attraverso la mammografia e l'aderenza allo screening che viene fatto dai 50 ai 69 anni, è importante perché ci consente di diagnosticare precocemente il cancro alla mammella e guarire tantissime donne che ricevono la diagnosi precoce. Però la prevenzione non va fatta solo in questa fascia di popolazione dei 50 ai 69 anni, perché per esempio un 40% dei tumori della mammella incide in età più giovane, quindi è necessario che anche le donne più giovani si sottopongano periodicamente ai controlli senologici, specialmente a partire dai 40 anni con le visite, l'ecografia e la mammografia. Ma anche le donne oltre i 69 anni, dove il rischio diventa più importante, devono periodicamente fare questi controlli. E infine il terzo punto importantissimo: se c'è una diagnosi di tumore alla mammella, è bene che le donne vengano inserite in un percorso virtuoso che è quello delle breast unit. La breast unit non è altro che una unità funzionale, un modello organizzativo che prevede che tanti specialisti di specialità differenti, ma accomunati da una particolare expertise nella gestione del cancro della mammella, discutano insieme ogni singolo caso e alla luce di quella che è la medicina dell'evidenza sottopongano la paziente ad un percorso di diagnosi e terapia virtuoso. È dimostrato che le pazienti che si curano all'interno di una breast unit hanno una probabilità di guarigione superiore alle altre pazienti del 20%, e noi abbiamo la fortuna ad Agrigento, all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, di avere una breast unit che io coordino. All'interno della nostra breast unit quindi abbiamo i chirurghi senologi dedicati, gli oncologi dedicati, gli anatomopatologi dedicati, i radiologi dedicati, i radioterapisti dedicati, lo psicologo e gli infermieri di senologia. Tutte queste figure professionali gestiscono ogni singolo caso e ci consentono di portare la donna alla guarigione. Iniziativa lodevole qui in aula consiliare, promosso dal CIF di Real Monte in collaborazione con il Comune, i Lions Valle dei Templi di Agrigento e le Uncinettine. Che dire, questa è una giornata che vede come ospite principale il dottore Savarino, che parlerà di prevenzione, parlerà di tumori alle mammelle, di come prevenire e quindi di vita, ecco, di come salvare la vita ad una donna attraverso appunto la consapevolezza e la prevenzione. Io da primo cittadino non posso che essere molto soddisfatta di questo tipo di iniziative, perché è bellezza, a cui faccio sempre riferimento, è anche questo, è consapevolezza, è prevenzione, insomma è vita. Sì, anche il Lions, nello specifico il Lions Club Agrigento Valle dei Templi, oggi è presente presso il comune di Real Monte. Siamo stati invitati dal CIF, dalla sua presidente Coco, a partecipare a questa giornata per la prevenzione oncologica. Noi quotidianamente svolgiamo service a tutela anche della salute e per la prevenzione, e quindi abbiamo aderito con gioia e siamo qui presenti assieme ai soci per partecipare alla manifestazione.
L'iniziativa che il CIF promuove, l'importanza è di sensibilizzare la maggior parte delle donne a prendere cura di se stessi, perché magari ci curiamo della macchina, ci curiamo di altre cose e tralasciamo talvolta il nostro corpo e la nostra salute, cosa che è importante. Con la prevenzione giustamente si risparmiano sofferenze a noi stesse e si risparmiano anche risorse per gli enti ospedalieri. Quindi cerchiamo di portare avanti la prevenzione per raggiungere buoni risultati di guarigione, che diano, insomma, alle donne che diano benessere, ecco.